scusate. Ma il film dovrebbe neanche... Questo non è il trailer, questo che ho messo qua sotto, che tra l'altro è vero, aveva il volume troppo alto. E vabbè ragazzi, spero di non aver rovinato l'inizio della live, dove sono sempre molto pimpante. Questo è proprio l'intero film che io ho detto, vabbè lo metto, cioè che cazzo me ne frega, l'ho visto tutti. Se non l'avete visto, uccidetevi. Scherzo, no, non si dicono ste robe, che poi la gente lo fa sul serio. Allora, oggi sono qua per unboxare questo bellissimo regalo che mi ha fatto mia moglie. Ragazzi, beh, veramente fenomenale. Qui c'è uno dei personaggi che la bambina è infettata. Oh, oggi tutto spoiler, quindi chi non l'ha visto il film, appunto, cioè, come fate a non averlo visto? Unboxiamo questo bellissimo gioco da tavolo ispirato al famosissimo film. Ditemi se va meglio adesso la voce e tutto il resto. Mi spiace che ho lasciato l'audio del media un po' altino. Sono un po' un coglione. Film di George Romero, stupendo, stupendo, ma... perché poi mette in campo delle dinamiche molto belle, no? Cioè, proprio vengono fuori i caratteri dei personaggi, gli status sociali, lo status culturale, le divergenze razziali, c'è veramente di tutto in questo film, e tutto si svolge dentro a una casa che poi viene assalita. In realtà è un mix di sottogeneri dell'horror, perché è un home invasion di zombie. E quindi è veramente strafigo. Io direi che possiamo passare all'apertura del pacco. E io voglio anche vedere se riesco in qualche maniera, visto che la tastiera non mi serve, la sposto. Vedo se riesco in qualche maniera a inquadrare con la telecamera, che ne ho un'altra. Vediamo, scusate se c'è un minimo di... aggiungi nuova sorgente. No, scusate, ho sbagliato tutto. Aggiungi nuova dispositivo acquisizione video. E vediamo se riesco a aggiungere... forse ce la faccio. Allora, non voglio inquadrare le mie gambe che non servono a niente. Ma non so se ha senso, però lo metto qua. Vediamo se riesco a appoggiare anche degli oggetti lì per farveli vedere. Qua c'ho il telefono, lo sposto. Qua c'ho la cassa, la sposto. Questo cos'è? Ah, questo è... ok, poi vabbè, ho il microfono, quindi non è che potrò fare... non ho tanto spazio, perché questo è un tavolino piccolissimo con un iMac gigante sopra. Comunque vi faccio rivedere la scatola. Il gioco è basato su Zombicide, la serie di giochi da tavolo sugli zombie. Minchia che bello, anche da questo lato. Vabbè, vediamo i pezzi uno a uno. Intanto vediamo se... posso andare di unghie. Che bello ragazzi, che bello. Per me questo è un grandissimo film. Avere il gioco da tavolo è stupendo, anche solo come oggetto. Anche se io non sono un grande cultore di giochi da tavolo, mi piacciono, ma non ho molta pazienza. Quindi per questo gioco farò un grandissimo sforzo e cercherò di imparare le regole, far giocare anche mio figlio che è piccolo. In realtà qua c'è scritto che il gioco è dai 14 in su. Penso per la difficoltà, non tanto per i temi, perché adesso ci sono giochi... scusate, sono proprio... non è proprio il mio campo. Tra l'altro un altro regalo bellissimo che ho avuto è la felpa del Rocky Horror Picture Show, sempre dalla mia dolce metà. Ecco qua. Dai, però meglio che niente questa seconda telecamera, perché ci permette
di farvi vedere che qua c'è un manuale stupendo con l'illustrazione, con i personaggi, riassunto dei round di gioco che sono una roba abbastanza tipica e utile per... Sì, dopo vi faccio vedere un altro regalo, che è il libro di Stephen King che ho postato ieri su Instagram. Adesso è molto bello dentro. Faccio vedere qualche pagina del manuale. Manuale. Non sembrano veramente una tonnellata di regole, eh? Quindi vuol dire che sono stati bravi a essere sintetici. E vabbè, poi sono più o meno uguali le pagine, sono tutte le regole. Ci sono le carte, ci sono le tessere, ci sono i personaggi. E soprattutto ci sono le miniature. Aspetta. Devo dire che è molto figo. Molto figo anche il manuale. Sembra un fumetto del... Super regali quest'anno, sì, super regali, ma sempre. No, che bello che è, Madonna, che bello questo cartoncino così, raga. Guardate che bello che è, me lo metto così, così si vede. Questo è il contenitore, forse, di una seconda scatola che c'è qua. Con tutte le miniature. Scusate, ho colpito il microfono, dovevo aver fatto un gran casino. Scatola con le miniature. E voilà. Che bello che è. Una confezione meravigliosa. Adesso ve le faccio vedere. C'erano dei pezzi di scotch che io avrei dovuto togliere per evitare questo effetto salto. Allora, scusate, metto un attimo a posto. Allora, c'è un aspetto interessante di queste miniature, a parte il fatto che sono stupende da vedere. Adesso ve le faccio vedere. Ve le faccio vedere così, poi ne prendo una a caso, vediamo se riesco a zoomarvela. Per esempio, non a caso, vi prendo questa che mi piace molto. Che è la tizia che vedete proprio qua sotto, vedete questa qua sotto, e purtroppo non mette a fuochissimo la telecamera. Comunque vedete com'è agguerrita con un coltello in mano. Poi ci sono gli zombie normali. E poi ci sono delle cose molto interessanti che sono appunto varianti che ci sono proprio in questo tipo di gioco, che sono i zombie che, cioè lo zombie che tira il mattone nel film, e qua ha un ruolo particolare, sono gli zombie che sono in grado di utilizzare oggetti appunto distruttivi, quindi il mattone, o appunto qua c'è uno zombie con un pezzo di mobilio in mano. Poi vabbè, anche le... Vabbè, qua si esagera un po', ci sono delle spade. Ci sono delle spade, scusate. Fuoco. Coltello e fuoco. Questo è il ragazzo, sì. No, sono stupendi, no? Poi ho pensato una cosa. Che le miniature sono sempre molto belle quando sono colorate. Ma il film è in bianco e nero, quindi... Queste sono forse le uniche miniature di un gioco, diciamo, da tavolo che non andrebbero colorate, secondo me. Allora, io direi che i pezzi di plastica li posso anche buttare. Qualcuno dirà, ma sei pazzo? Però se non li butto, per me è impossibile rimetterli tutti nelle posizioni corrette, praticamente, perché non mi ricordo com'erano. Ci sono anche io nella... Tra le
Tra le miniature ci sono anch'io, che sono il ciccione, ovviamente. Ecco qua, questo però è molto più palestrato di me. Spostiamo un attimo le miniature. Sono stupende, molto carina anche la scatola. Guarda. C'è un QR code qua che è free. Sono dei contenuti da andare a scaricare, andremo a vedere subito, no, subito no, più tardi. Qua c'è però come riposizionare tutte le miniature, quindi per chi vuole tenere veramente, io lo terrò alla fine, devo riposizionarle giuste. Appoggiamo qua. Poi ci sono scrivetemi qualcosa, state dormendo, io sono stanco morto. Ci sono delle tesserine qua. Deambulante, tutto tradotto in italiano. Vi ricordo che se non siete iscritti, se non siete iscritti al canale Prime, al canale Twitch, potete iscrivervi con Prime gratuitamente. Quindi fatelo. Sono veramente mignon. Ecco, guardate, ci sono le motoseghe. Per chi si fa tante motoseghe. Appunto c'è la gamba di legno, la gamba del tavolo di legno. Ovviamente se il tavolo è grassoni, ecco qua. Vedete che ve l'avevo detto che sarei stato citato in questo gioco. Ma no, non è vero che ve l'avevo detto. Familiari. Perché il gioco, per chi conosce Zombicide, è praticamente un gioco action da tavolo dove ammazzi orde di zombie. Questo ha anche una versione più cinematografica del gioco e questa è una cosa molto bella. Guardate che bello il retro delle carte. Sono veramente mignon. Probabilmente perché finiscono inserite forse in queste plance che sono plance di evoluzione del personaggio. Vedete che questo indicatore si sposta. Ovviamente ogni attore, cioè ogni personaggio che c'è nel gioco c'è anche qua. Segnapost. Questi sono sempre gambe dei tavoli che probabilmente servono per segnare delle robe. Ci sono i classici dadi. Secondo me non è un gioco semplicissimo. Che qua sembra, il video sembrano argentati, ma no. Sono dadi classicissimi, molto belli. E qua ci sono anche dei segna qualcosa. Come sono professionale nel raccontarvi tutte queste fantastiche cose. Chissà dove cavolo. Ecco, per questo ci vorrà un elastichino. Non lo so. Adesso so già che le appoggio qua e le butterò tutte per terra. Infine ci sono cavolo, sono grosse. Ci sono i pezzi di casa da mettere giù, che ovviamente sono intercambiabili, quindi la casa non sarà sempre uguale. Almeno non lo so. Se sa come sarà, cioè se servono per muoversi nella casa o se la casa cambierà aspetto più e più volte. Io ho una fame. Oggi ho il pranzo di Natale con i zii e i nipoti, non con i nonni, perché sapete come vanno le cose ultimamente. Quindi ho una fame boia, mi sto tenendo perché mi sa che ho già preso un paio di chili. Ma c'ho le sopracciglia spettinate. Ragazzi, voi dovete dirmelo, eh. Ma farà una live sul Be Afraid Festival? Ah, ma l'ho detto prima, forse non si sentiva per la musica. Ho raccontato prima che farò assolutamente una live. Ma scusa, quando tu mi hai detto. Mi hai parlato delle storie dell'occulto, io ho fatto tutta una fisi, ma. Ah, vedi, probabilmente non si sentiva un cazzo. Bellissime anche come sono fatte. Allora, queste sono le.
mettere qualche pezzo di casa. Sono grandi, eh. È veramente un gioco che ha una scenografia bellissima. Veramente bellissima, una scenografia stupenda, c'è il giardino e poi infine c'è anche questo da sono da staccare, queste me ne stacco una. Qua ci sono delle assi di legno. La macchina, perché sapete che loro devono raggiungere la macchina. È una botola, non lo so, non mi ricordo. E poi ci sono anche queste carte che sono fichissime. Adesso le apro. Comunque sì, farò una live sul Biafraid assolutamente. Sarà una live esattamente come quelle del Trieste Film Festival, del Fanta Festival. E poi ci sono queste carte. E dall'altra parte credo che cambino perché cambia la modalità di gioco e quindi hanno delle caratteristiche in più e in meno. In questa parte scura credo che, perché è in bianco e nero, credo che sia la modalità di gioco cinematografica, chiamiamola, o l'hanno chiamata loro così, e ci sono meno caratteristiche ed è più semplice, più legata, diciamo, all'emotività del film. Insomma, questo è quanto, ragazzi. Io adesso lo rimetto via perché mi viene già l'ansia a perdere i pezzi. Per cui rimettiamo via i pezzi di Cicciobello. Tanto se volete farmi delle domande che sul gioco, prima che io lo metta via in modo che io possa farvi vedere le cose, fatelo adesso, tacciuate. O tacciuate per sempre. E comunque vi ribadisco i miei auguri di Natale perché per me il Natale è una figata. Io non sono credente, non sono cattolico, come sapete, come molti sanno, però mi piace tantissimo il Natale. Questo anche questo autoimporsi un momento, una festa dove si celebra la bontà, il dono, cioè. Indipendentemente se uno è cattolico o ha qualsiasi altra religione preveda questo tipo di sentimento, il fatto di imporlo è fondamentale secondo me, dire ogni anno ricordiamoci che, perché tante volte abbiamo bisogno di segnare nella nostra vita delle cose che sono comunque importanti ma che se non ce le segniamo non le facciamo. E allora perché non farlo, non ragionare così anche per qualcosa tipo questo? Cioè, ricordarci che siamo. In realtà abbiamo bisogno di essere così. Anche se facciamo tutti duri, diciamo non me ne frega niente, quello là deve morire, ho perso una miniatura. Vi giuro, ho perso una miniatura. Ah no, è qua. No, 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 non cadere, ti prego. Oh, spavento. Adesso ve lo dico dalla scatola che numero di giocatori è minimo. Ah no, il minimo è incredibile, ragazzi. Vi racconto questa cosa perché. Aspettate, perché fa un po' rumore. Fighissimo. Ecco, le carte non so dove mettere. Forse qua vanno. No, non vanno neanche qua. Forse vanno così. Sì, vanno così, che culo! Queste vanno qua. Bene, dai, ce l'ho fatta a richiuderlo. Allora, una cosa figa che penso sia nata negli ultimi anni è quella di fare i giochi da tavolo a un giocatore solo, cioè puoi giocare da solo. Perché? Perché molti appassionati sono over 30, over 40, over 50 e quindi non avendo magari dei coetanei rimbambiti come loro che giocano ai giochi da tavolo o altro devono giocare da soli e quindi secondo
Scusate, spengo la telecamera. Quindi il numero minimo di giocatori è 1, cioè potete giocare da soli, nel senso che gli zombie si muovono da soli, cioè si muovono secondo le regole. Giochi da tavolo a prova di Covid. Sì, ma in realtà erano a prova di solitudine, nel senso che, per esempio, io da ragazzino adoravo giocare a Dungeons and Dragons e quando io poi ho perso il mio gruppo non ho più giocato a Dungeons & Dragons. Mi sarebbe sempre piaciuto ricominciare, ma non avendo appunto tante amicizie che fanno quello, è difficile avere un gruppo. Quindi cosa succede? Che chi crea i giochi da tavolo decide di provare, sforzarsi a fare anche un gioco che sia auto regola, insomma. Quindi infatti gli zombie si muovono da soli, cioè hanno un meccanismo di movimento che comunque è indipendente, non serve un master, non serve un giocatore addetto, e quindi di conseguenza puoi giocare da solo. Diciamo che comunque non toglie il fatto che giocare in compagnia c'è tutta la parte importante, che è quella dell'interazione. Del parlare, del comunicare, del citare, del ricordarsi, e chiaramente questo funziona se uno è schizofrenico, per esempio, se è bipolare, non se è bipolare, se è schizofrenico, se ha una doppia personalità. Per esempio, il personaggio di Split potrebbe, che tra l'altro mi sembrava avesse 6, no, ditemi quante personalità aveva. Qua puoi giocare fino a 6, e ecco, lui potrebbe giocare con 6 personaggi, quindi. Diciamo che è anche per i malati di mente, ecco. Ovviamente è una battuta, non ve la prendete. Non è una battuta nel senso tutta di Batman, ma una battuta. Questo è il mio umorismo da sonnambulo, diciamo, persona che si finge sveglia, ma è nella fase dormiente. 21 o 23 personalità aveva il personaggio. Bellissimo Split, a me è piaciuto, mi ha divertito un sacco, l'attore era molto divertente. Sì, molti di più, 23 mi sembra. Brava, professoroni sono arrivati. Sono arrivati i professoroni. Scherzo, scherzo. Oh, per fortuna. Alla fine io chiedo sempre l'aiuto del pubblico. No, grandissimo, grandissimo gioco. Vi farò sapere se riesco a giocarci con mio figlio che ha 6 anni. Però molti giocatori di giochi da tavolo mi hanno detto: ma tu comunque puoi anche inventarti delle regole tue, non c'è nulla di male, basta che ti tornino, le semplifichi. Loro poi, piuttosto cioè, per far introdurre qualche altro adepto al mondo dei giochi da tavolo, farebbero qualsiasi cosa, perché sono dei malati di mente. Quindi probabilmente ti dicono: sì, prova, tu prova a farlo giocare perché devi diventare un appassionato come noi. Vabbè, vedrò se un gioco che è ispirato al mio film horror preferito riuscirà a farmi diventare un appassionato di giochi da tavolo. Tra l'altro, giochi da tavolo horror ce n'è tanti, veramente tanti. Io avevo già Zombie, che si scrive Zombie senza E con tre accenti. Ed è un gioco che è molto semplice e si può semplificare tantissimo per i bambini piccoli. E con Giona abbiamo fatto diverse partite. È veramente figo per chi vuole introdurre i bambini, ed è anche figo per i grandi, perché in realtà se giochi con le regole complete è abbastanza articolato. Veramente figo con le tessere per costruire la città completamente randomica, quindi è proprio il top, cioè veramente un grande gioco, semplice, piccolo così la scatola. Mi hanno detto tutti che è una versione appunto di zombie molto più bella, più complessa, eccetera, quindi sono felice di provarlo. Tra l'altro voglio citare, perché è un amico, gli voglio bene, e due perché sono due bombe, voglio citare due giochi da tavolo che stanno uscendo. Uno è uscito sicuramente da poco, perché ho fatto il repost, ed è il gioco di Diabolic, che diciamo tra i creatori sia della grafica ma anche come produttore del gioco c'è appunto il mio amico Mattias,
Mazzetti, che è anche il grafico che fa le grafiche per Midnight Factory, e ha fatto anche questo gioco qua. Quindi compratelo. Io cercherò di occuparmene, poi vediamo se riuscirò, perché comunque Diabolik ci sta, non è horror, è veramente quasi totalmente off topic rispetto al canale, vediamo se riuscirò a parlarne. Diciamo che comunque per essere un fumetto giallo thriller, io mi ricordo all'epoca, quando leggevo i numeri, era piuttosto violento, cioè insomma, Diabolik dava le coltellate a destra e a sinistra senza farsi troppe remore, e questo lo rendeva abbastanza crudo, un po' come il giallo all'italiana, i film di Fulci, di altri famosi. Quindi è comunque abbastanza noir come cosa, cupa. Certo, non è horror. Invece un'altra roba, un altro gioco horror a cui ha collaborato invece come grafico, come cura del design di tutta la confezione, le carte e tutto quanto, è il gioco della cosa, il gioco ispirato al film di Carpenter. Quindi stiamo parlando di un'altra bomba galattica, cioè veramente un... E anche lì ho visto, ci sono miniature stupende, cose veramente dell'altro mondo, e la definizione direi che è piuttosto che azzeccata per il gioco della cosa. Quindi vi consiglio di spendere bene i vostri soldi, non comprare la droga nei posti di ritrovo dei giovani, e invece spendere i soldi che avresti speso per la droga, spenderli per i giochi da tavolo horror e per i film horror. Non so se questa mia reclam misto pubblicità progresso vi sia piaciuta. Tra l'altro, adesso ogni tanto guardo il film e penso che è troppo, veramente troppo fenomenale questo film. Tra l'altro, vabbè, dispiace tantissimo per il personaggio del protagonista che alla fine muore. Ah, ve l'ho spoilerato! Se non l'avete visto, cazzi vostri. E muore in un modo di merda. Muore come... Come muore si ricollega un po' anche a Antebellum e altri film come Get Out o Noias, perché questo tema del razzismo evidentemente c'è sempre bisogno di parlarne, perché è immortale. Io non capisco perché sia così radicato e cerchino così di radicarlo, perché implicita, cioè loro, il potente, non so chi esattamente, cioè comunque nei media, nelle cose, ci sono tanti messaggi subliminali che tendono a spostare il tuo pensiero e allontanarti dalla diversità e avvicinarti all'omologazione. A proposito di omologazione, faccio un piccolo dissing, cerco di essere buono però perché è Natale. Ieri ho scoperto che c'è una pagina Facebook che ha un nome e anche un logo, per come è posizionato, che è veramente scimmiotta o copia o plagia o in modo abbastanza goffo e non piacevole, secondo me. Non aprite questo blog. Questa pagina si chiama Non aprite quel qualcosa. E mi ha ricordato un altro gruppo di persone che usa la frase Non aprite questo social. E non aprite di qua e non aprite di là. E vabbè. Allora, non ho la pretesa che, siccome il titolo Non aprite quella porta è stato dato da qualcuno che ha rititolato il film, quindi non l'ho inventato io il titolo. Io infatti ho preso il film e ho creato un titolo di un blog per far capire a tutti al volo di che cosa parlassero. Quindi non aprite questo blog, non aprite quella porta. Quindi il tema era il cinema horror. Ora voi cosa fate? Prendete il mio stesso gioco e gli cambiate la parte finale in un modo che non si capisce che cosa vogliate dire. Allora io dico, spendete qualche neurone in più per trovare un'idea vostra, per dire, che ne so, io adesso se dovessi aprire un nuovo blog, potrei chiamarlo, che ne so, Essi scrivono, o... Insomma, potrei
potete anche copiare l'idea che ho avuto io, che anch'io probabilmente l'ho copiata da qualcun altro, però deve essere qualcosa di non completamente uguale, perché quello è un plagio ed è anche un modo per confondere, cioè un modo che confonde anche le persone, anche perché questa pagina ha scritto NAQQ. NAQQ, NAQQ, io quando sono mezzo addormentato ho un umorismo tipo quelli che si fumano le canne. Cioè, NAQQ l'ha scritto NA a capo QQ, cioè ha fatto proprio una forma, un quadratino come NAQB. E io dico questo giovane o anche vecchio, non so di che età possa essere. Io immagino che tu sia un fan di Non aprite questo blog. E spero che tu sia un fan, perché in questa tuo copiare c'è una forma di celebrazione, di rispetto, di ammirazione. E questo mi fa piacere, e se così fosse ne sarei lusingato e ti ringrazierei. Però non è il modo migliore, secondo me, di celebrare, di sostenere, di mostrare la propria stima, copiare palesemente una cosa. Questo è quello che volevo dire. Poi, detto ciò, fai quello che vuoi, insomma, però per me è una roba NAQQ, non aprite quel qualcosa. No, no, non gli ho scritto, non gli scrivo. Non so, per esempio, è successa una cosa molto grave ai miei amici di Horror Italia 24. Io dico i miei amici, ma in realtà conosco solo Lorenzo e Jenny, che non so se collaboro ancora con loro, ma comunque è stata parte di loro per tanto tempo. E conosco solo Lorenzo bene, gli altri non li conosco. Comunque, Lorenzo, che è il fondatore, mi dispiace per lui perché gli stanno praticamente clonando la pagina, nel senso che stanno rubando il logo e fingendosi loro, probabilmente per fare delle truffe, delle prese in giro, delle truffe alla gente, perché loro hanno fatto un giveaway che è andato molto bene. E questa è una roba brutta che veramente neanche io di primo acchito saprei come comportarmi. In realtà ho già avuto dei problemi di plagio perché c'era gente che copiava letteralmente i miei articoli, proprio faceva copia e incolla e se li metteva sul suo blog. Cioè, e sotto metteva anche diciamo, il trademark, tutti i diritti di questo sito sono riservati, e il materiale, cioè, copiava anche quello. E ho dovuto incazzarmi pesantemente, minacciare cause, eccetera. Poi fortunatamente ci sono anche dei mezzi che Google ti mette a disposizione per penalizzare queste pagine che ti copiano. Quindi vabbè, però adesso io non so se ci sono ancora persone così idiote che ti copiano il testo del tuo blog e te lo copiano e incollano dappertutto nei loro siti, spacciando solo per loro. Questa persona ha copiato i contenuti delle mie recensioni, grazie al cielo, perché sennò sarebbe in malafede. Però diciamo che ha avuto un'idea che non è una tua idea, è un mezzo plagio. Quindi io, ma te lo consiglio perché sennò mi starai sempre antipatico. Ti consiglio di cambiare nome. Se vuoi un suggerimento per un nome, scrivimi in privato. Se c'è una cosa che non mi manca è la fantasia e la creatività, ti dico un nome in 4 secondi e ti do anche due consigli per il logo e ti fai il tuo progetto e eviti di fare una pagina che si chiama Non aprite quel qualcosa NAQQ. Ragazzi, dai. Detto ciò, è Natale, ti auguro buon Natale, TVB e segui i miei consigli perché sono una vecchia volpe. Invece non aprite questo social, andate pure a raccogliere le banane, perché veramente, cioè, il sito non si chiama neanche così, la pagina non si chiama così, cioè, ma mollate sta roba, veramente.
Un po' come altri che hanno copiato il nome ad altri, se lo tengono e poi fanno, comprano i fake follower e fanno tutta un'altra serie di robe che sono spregevoli. Comunque ragazzi, veramente, se apprezzate quello che faccio, l'idea, il logo, le cose, chiedete consiglio per il vostro progetto, per migliorare nella scrittura, per migliorare, seguite me, insomma. Parliamone anche in live, così miglioro anch'io e tutti siamo felici. Perché sono arrivato a parlare di plagi? Non mi ricordo. Comunque, insomma, avevo preventivato anche Dante che non so, non c'è, perché se no mi avrebbe salutato, era tutto curioso di sapere. Comunque non è un dissing, è un far notare che comunque questo tipo di operazione creativa non è tanto creativa, anzi è diciamo l'inverso di creativo. Creativo è dire ok, lui ha fatto così, allora io potrei prendere il titolo di un altro film e provare a modificarlo e chiamarlo. È pieno zeppo di siti che si chiamano così, no? Di siti o progetti, diciamo Instagram, che si ispirano al titolo, alla frase, alla cosa. E io, per esempio, ho chiamato le mie live, all'inizio si chiamavano Live of the Living Dead, quindi le live della notte dei morti viventi, e poi ho deciso di chiamarle Live of the Dead perché mi sembrava più facile da impostare, da fare, da scrivere. Quindi la live dei morti è un'abbreviazione, quindi non è difficile. Quindi questo è un po' quello che volevo dire, ne ho approfittato. Beh, 49 minuti. Ma parliamo un po' del film. Il film La notte dei morti viventi è diciamo, conosciuto come il più famoso, il capostipite dei film degli zombie. In realtà non è così. Ci sono altri film di zombie che sono gli zombie, diciamo, più legati alla cultura della magia voodoo, dove appunto si sente parlare di persone risorte, ma considerate che persone risorte, morti viventi, persone che camminano, ci sono in tutte le culture da ben prima, persino nella religione cattolica, Gesù Cristo fa risorge lui e risorge, fa risorgere Lazzaro, quindi il tornare dalla morte, il morto vivente. Però diciamo gli zombie intesi come morti che camminano senza, diciamo, volontà, nascono dalla cultura che io ricordi del voodoo, cultura che io ho studiato per fare il voodoo alle persone che odio. Scherzo, no, non è mai successo tutto questo. Però ci ho sempre pensato, chissà se funzionasse, che bello. Il film di Giorgio Romero, che lui adesso vedo di ricordarmi, lui in realtà era ispirato molto da. Qua trapano, il giorno di Natale stanno trapanando. Io credo che sia proprio. Non sia un vero trapano, ma qualcuno che ha deciso di fare la festa alla moglie la sta trapanando. Mi piace questa battuta volgare e sciocca. No, qualcuno sta trapanando, sta decidendo di cambiare la camera del bambino il 25 di dicembre. Ragazzi, oggi è il 25 di dicembre, perché a me non sembra, sento trapanare. Comunque, credo che Romero si ispirasse molto al libro Io sono leggenda, I'm a Legend, credo si chiami, che poi c'è stato il film con vabbè, lasciamo perdere la mia memoria. Voleva fare dei vampiri, insomma, questa è la leggenda che si narra, e poi alla fine ha fatto degli zombie. È un film indipendente fatto racimolando un po' di soldi, con tantissimi. Cioè, girato benissimo, cioè, girato benissimo, scritto benissimo, tutto funziona alla grande. E credo che sia in bianco e nero. Sì, è in bianco e nero perché costava meno la pellicola, fondamentalmente, non tanto perché non c'era il colore. Adesso magari sto dicendo delle castronerie, perché sono mezzo tormentato.
su IMDb c'ha 7,9 di voto, ma io non so come si facciano votare certi film. Così significativi. Io quando guardo per esempio le interviste dei registi horror di quelli vecchi, sento sempre dire, ma forse anche Tobe Hooper, per esempio, visto che parlavamo di Non aprite quella porta, mi sembra che abbia detto un'intervista, abbia detto che quando ha visto, scusate se si è spenta la musica, adesso la rimetto perché mi serve per tirarmi su, quando ha visto uscire al cinema La notte dei morti viventi gli si è aperto un mondo, come se avesse fatto da spartiacque questo film per... Anche se in realtà contemporaneamente uscivano anche altri grandi film di fantasmi interessanti, quindi... Mamma mia! Quindi è un film veramente epocale, che ha stimolato la fantasia. Ma guardate che inquadrature fighissime che ci sono, ma anche gli effetti. Guardate che ombre, che cosa stupenda. Cioè, tutta la, diciamo, l'atmosfera tetra è data dal giochi di luce bianco e nero, le ombre, inquadrature come queste ansiogene. Davvero fatto bene. Starei qua a guardarlo e commentarlo con voi. Magari un giorno lo facciamo, non so, ma... C'è molta teatralità anche. Insomma, è tutto veramente fatto da Dio. Guardate che bello, l'ombra sul volto Ecco, questa è una scena epica, famosa. Ma guarda, ma come si fa? Guardate che bellezza sta immagine con la donna nuda. Insomma, per quegli anni non è che proprio... Anche l'uomo nudo, perché anche la donna vuole la sua parte. Sei curioso di vedere il libro di Stefano Re? Non so qual è, scusa, non farmi le domande criptiche. Dimmi proprio qual è il libro di Stefano Re, perché io sono ignorante. Fai le domande a trabocchetto. Sai come... Ah, Stefano Re, vedi che sei stronzo. Perché, no, perché sai che io sono lento come una lumaca nel mio cervello. E ora che sono super stanco, perché già ovviamente mio figlio si è svegliato e noi volevamo vedere che aprisse i regali che Babbo Natale ha comprato. No, non i suoi genitori, Babbo Natale. Allora abbiamo sentito la carta e Vale mi fa: oh, si è svegliato, sta prendendo i regali, corriamo. Allora siamo corsi tutti. E a me mi scappava ancora la pipì, dovevo bere il caffè, tutto, messi lì così tutti addormentati. Allora, cosa ti ha portato Babbo Natale? Abbiamo guardato l'apertura dei regali, tutti assonnati. Poi quando ho finito di aprire tutti i regali, finalmente sono andato in bagno a fare la pipì. E poi ho bevuto il caffè, tutto con calma. Però il caffè non mi fa... Quanto è antipatico questo personaggio qua, che poi poverino è da capire, cioè... Rappresenta, lui rappresenta proprio l'America ignorante, razzista, paurosa, che ha paura che con la violenza e con la prevaricazione lui si protegge e protegge la sua famiglia. Buon Natale, Watch Film è arrivato, mamma mia, Watch Film, si è arrivato alla fine di tutto, proprio, di tutto, di tutte cose, siamo a 56 minuti con... Radio NAQB, da non confondere con NAQQ. Paloma, ai, cantava. Grande. Paloma. Allora capirai anche questa canzone. Quando recupererai dopo, capirai il senso di questa canzone uscina di Natalizia che vi ho fatto. Ho deciso che voglio fare un corso di canto perché così posso anche cantare perché sono stonatissimo, come avete sentito. Allora devo fare un piccolo corso di intonazione in modo da poter fare almeno dei piccole performance di canto per alleviare la vostra vita dal dolore.
contento del regalo. Per rispondere a Thomas, guarda, per rispondere a Thomas, state qua. Il secondo regalo horror che mi è stato dato sempre dalla mia consorte adorata. Allora, più adorata del solito, è questo libro qua. Ragazzi, mi veniva da piangere ieri per la commozione. Che poi voi vedete il palloncino e dite: ah, il nuovo It, che merda. Però, a parte il palloncino, che comunque, come ribadisco, queste grafiche che vanno a richiamare, perché questo chiaramente richiama di più il palloncino nuovo che il palloncino vecchio, perché il palloncino vecchio era un rosso più acceso, questo è un palloncino più sangue, ed è il palloncino di It, il remake, che poi non è un remake, ricordiamolo, perché il film è una serie in due puntate, il film, per essere tecnici. Qualcuno mi ha chiesto com'è dentro, è bello, non è bello? Dentro è bellissimo. Che cos'è esattamente, anche se c'è scritto ve lo spiego. Stephen King sul grande e piccolo schermo. Essendo io molto ignorante su Stephen King perché non ho letto i libri e quindi non ho ben chiaro quali sono i film tratti dai suoi libri, questo è praticamente un manuale per... È il manuale di scrittura di King? No, cioè esiste? Sarebbe bello, cazzo. Anche se ormai sono vecchio per diventare scrittore. No, beh, Giorgio Faletti ha iniziato tardi. Però magari sapeva già scrivere bene. Comunque, sono tutti i film e le serie TV e i film TV tratti dai racconti, racconti, romanzi di King, di Stephen King. Ora vi faccio vedere un attimo l'interno. Vabbè, chiaramente c'è la macchina da scrivere di Shining. Quel che conta è la storia, non chi la racconta. C'è una citazione di Stephen King qua. Interessante come punto di vista. Anche se andrebbe un po' sviscerato, nel senso che... Se poi uno che la racconta non sai congiuntivi, tu passi tutto il tempo a farti la pelle d'oca. Qua c'è Stephen King che, come sapete, è un bell'uomo, ma è veramente brutto, ma invecchiando migliora come certi brutti, tipo me, che sono bellissimo, che sembro. Exactly. On writing, no vabbè, ma se leggo i commenti al contrario è ovvio, c'è un libro dove King racconta come scrive, confermo, figo, ma nel senso che poi ti evolvi anche nel modo di scrivere. Comunque, per farvi un esempio, dentro c'è Carrie, lo sguardo di Satana, 1976, anno della mia nascita, tra l'altro, con una piccola scheda, e sembra quasi un dizionario dei film, una piccola scheda con, vi dico cosa c'è perché la telecamera non mette fuoco. Regia, sceneggiatura, attori, formato, quindi lungometraggio, serie TV o altro, basato su Carrie, romanzo, e ti dice la data del romanzo. Però secondo me, voglio fare un piccolo appunto, adesso non mi ricordo più come si chiama, adesso ve lo cerco. Intanto vi faccio vedere che c'è anche la locandina del film. Ok. E una foto del film. E poi c'è tutto il testo che spiega. E poi non c'è solo una foto, ci sono anche foto grandi. Insomma, è veramente figo. Ah, guarda, tre foto addirittura, una pagina in nero per un film. Le notti di Salem. Ecco, scusate. Le notti di Sana, no, è bellissimo. Poi graficamente stupendo. Adesso qua non lo vedete, c'è anche tutto un pattern sotto che lo rende quasi un libro vecchio. Poi qua c'è il mitico Jack Torrance. Sono nata nell'anno di Shining.
Vediamo, 70, 80. Ma non eri del 72? Sono bastardo, eh. E niente, molto fighissimo. Molto fighissimo. State qua, un attimo di pausa. Allora, io vi volevo dire sta roba, che secondo me qua in questo libro non c'è, e questa è una chicca, però andiamo a vederlo, perché se c'è un indice andiamo a vederlo. C'è un indice con tutti i film? Sicuramente non c'è. Infatti non c'è. C'è un film italiano che si chiama Nona, di Massimo Volta, che io ho recensito nel lontano 2016. Pensate agli inizi, non aprite questo blog. E questo Nona, la storia è molto interessante. Trovate la recensione. Ora ve lo metto qua. Probabilmente trovate anche degli errori grammaticali, perché scrivevo anche peggio prima. Allora, Stephen King cede i diritti di Nona per $1. Cioè, questo regista qua, Massimo Volta, che io poi ho conosciuto, ha scritto King, gli ha detto: io voglio fare un film su un tuo racconto. E King gli ha detto: va bene, ma vi rendete conto? Gli ha detto: va bene, però come tutte le cose me lo devi pagare. E siccome non hai soldi, insomma, nel senso, si immaginava che, perché gli è stato spiegato che era un progetto indipendente e tutto, allora gli ha detto: vabbè, mandami $1 e puoi fare il film con la mia autorizzazione. Questa è una storia bellissima, ragazzi, una storia bellissima. Vi dà anche la misura di quanto King ami l'arte, il cinema e il suo lavoro. E quindi Massimo Volta ha fatto questo film che io ho visto, recensito. Vabbè, Massimo Volta è un fotografo che ha fatto appunto anche regista, e ha innamorato di King. Vi consiglio di leggere la recensione, è una recensioncina. È un cortometraggio in realtà, no? Film in questione, non mi ricordo più se era un corto, no, non era un corto. Era abbastanza lungo, non mi ricordo più. Comunque la storia è molto figa. Ragazzi, scusate, non mi ricordo più, è passato un sacco di tempo. Comunque, nel caso, saluto Massimo Volta, che non lo sento veramente da un sacco di tempo. E mi ha fatto piacere anche conoscere questa storia nei dettagli e vedere il film. Insomma, Nona, e non c'è chiaramente, perché è una... Come può venirti in mente di mettere Nona, dai, di mezzo a capolavoro? Beh, però non ci sono, secondo me non tutti i film tratti da King sono dei capolavori, quindi. Poi chissà, magari è pieno zeppo di... No, beh, in realtà no, perché se King ti deve dare i diritti, i film ufficiali, Nona rientra tra i film ufficiali, quindi ai 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 ai. Comunque è un bellissimo libro, quindi lasciamo perdere questa piccola cosa da nerd, che proprio per puro caso me ne sono accorto, giusto perché ho scritto la recensione, ho detto: ma comunque nell'indice non c'è, devo riguardare per sicurezza, ma sarebbe strano che mettessero
un film che comunque non ha avuto distribuzione, quindi mettiamo che cioè è andato ai festival, è andato, però ne hanno parlato i giornali perché se li trovate i giornali, gli articoli, perché capite che se King ti dà i diritti per fare un film di un suo racconto a un dollaro, cioè è una roba che fa notizia. È appena uscita l'ombra dello scorpione, non so se qua c'è, adesso non ci voglio guardare, però magari l'hanno messa, perché si sono premoniti. E intanto va avanti il film. Mi sembra, sarebbe bello, cavolo, poter avere sempre un film cult sotto che va avanti. Dovrei pensarci. Mettere Dracula, così ogni tanto, anche quando ci si perde il filo del discorso, si può agganciare a parlare del film e commentare magari la scena che si sta vedendo. Ovviamente lo si può fare con i cartoni che tutti hanno visto. Adesso io mi ero portato qua un po' di Fanta perché sono 7 mesi che non tocco un goccio di alcol, ragazzi. Quindi si può dire tutto del Gonz, che gli manca un dente, che c'ha il naso a patata, che c'ha la panza. Si può dire qualsiasi cosa, che ha i punti neri, i peli del naso, le chiappe molli, ma non si può dire che quando si mette in testa una cosa, c'ha due palle così. NMP. Quindi Fanta zero, solo se nella vita conti zero. Questo è lo spot che... Se nella vita anche tu sei 1-0, bevi Fanta Zero, ti sentirai a tuo agio. Non bere cose che valgono molto più di te, bevi sempre cose alla tua portata. Ok, ora di andare ragazzi, devo chiudere, vado a fare il pranzo di Natale, sono felice di vedere mie nipotine. Mando un bacio anche a loro di nascosto in questa live che nessuno guarda. E vi mando un abbraccio a tutti, grazie mille per essere stati con me, vi voglio bene veramente tanto. Iscrivetevi, seguite Twitch iscrivendovi, abbonandovi con Prime. Diventate Patreon perché con Patreon potete avere rapporti sessuali con me. Sto scherzando perché poi magari mi dicono: guarda, non hai rispettato le policy, non si possono avere rapporti sessuali con i propri Patreon. Stavo scherzando. Comprate il gioco dei morti viventi, comprate il libro di Stephen King perché sono tutte cose fighe e dite no alla droga. Un bacio, veramente vi voglio troppo bene. Bella live, mi sono divertito un casino. Prossima live non lo so, se sarà quella del Biafred ci provo, perché la devo preparare una minima, perché sono veramente tanti film. E poi c'ho un sacco di recensioni da fare. Ragazzi, buon Natale, buon Natale, buon Natale, viva Giorgio Romero. E qua alzo perché è una bomba. Ascoltate Mani Pulite, li trovate su Spotify, e ascoltate anche mio fratello Esa e XBeat che fa... Ah, zitti, 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 3 minuti per dire una cosa importantissima che ho già detto nelle altre live, ma lo ridico. Esce un nuovo format su Non aprite questo blog, il canale YouTube. Si chiama Horror Files, sono interviste recuperate in un modo incredibile, fatte dal mio collaboratore amico Roberto D'Onofrio, corrispondente italiano di Fangoria e di altre riviste fantastiche, famosissime. Lui è veramente un grande, più vecchio di me, è una grandissima esperienza e condividerà con noi, tramite Non aprite questo blog, un sacco di interviste a registi, attori italiani e americani dell'ambito dell'horror. Quindi sarà una figata, saranno interviste magari anche brevi, altre di un'ora, usciranno piano piano, adesso vi farò sapere a breve. Horror Files su Non aprite questo blog. Found footage interview. Supportate, vi voglio bene.